Oh ragazzi, buona serata a tutti. Allora, intanto mettete un mi piace al video, ovviamente. Piccola parentesi, è stato liberato dai domiciliari uno dei 12 Ultras, appunto, fermati, ma non avevo dubbi sulla sua innocenza, responsabile appunto di quelli di Via Filadelfia, Beppe Franzo, quindi sono contentissimo di questa notizia. Chiusa parentesi. Allora, per quanto riguarda la conferenza stampa di Sarri, finalmente si parla di calcio, cazzo. Allora, intanto partiamo dagli obiettivi, vabbè, della Champions League, l'obiettivo di arrivare, sì, in Champions League è arrivare fino in fondo e poi perderla, vabbè, a parte le cazzate, e poi perdere la finale, ovviamente. Poi ha parlato del palleggio. Ha parlato del palleggio, della condizione fisica e mentale che è buona, ma si può molto migliorare e sono contento di questa cosa qui, quindi vede ampi margini di miglioramento, però vede che la squadra sia in allenamento sia in partita sta iniziando a fare le cose che chiede lui, molto bene, a differenza di qualcun altro che diceva che era pronto Allegri nella sosta scorsa, ma va bene. Poi ha parlato, vabbè, di Ramsey, ha detto che è sorpreso di come si è subito integrato nella squadra e però anche per lui ha detto che ha ampi margini di miglioramento pure lui e bisogna comunque sempre dosarlo. Poi vabbè appunto il palleggio ha detto che bisogna migliorare adesso la velocizzazione del palleggio perché ha detto che adesso facciamo molto palleggio rispetto magari a qualche settimana fa, però bisogna iniziare a velocizzare questo palleggio per far sì che alla fine l'avversario non capisca nulla, nel senso che bisogna appunto avere le idee chiare prima che arrivi il pallone di fatto e quindi sapere già praticamente i movimenti dei compagni a memoria, quello che insomma di solito fanno le squadre di Sarri. E io l'anno scorso ho visto alcune partite del Chelsea. E devo dire che l'anno scorso, ma l'ho detto già l'anno scorso, il Chelsea Sarri non è che giocava un grande calcio. Io penso che con la Juventus Sarri abbia già fatto dei miglioramenti rispetto al Chelsea dell'anno scorso. Ovviamente questo non significa che vinceremo sicuramente la Champions. Speriamo, ovviamente. È un progetto che dura, che deve durare per 2-3 anni. È normale che comunque poi noi analizziamo stagione per stagione, quindi se quest'anno non vinci nulla, la stagione è fallimentare, il progetto Sarri no, ovviamente. Però comunque appunto vedo già in condizione la Juventus, cosa che non vedevo nel Chelsea, perché il Chelsea l'ho visto entrare in condizione e con dei meccanismi di Sarri verso dicembre, gennaio, invece si vede già qualcosa. Ma si vedeva già a metà settembre qualcosa praticamente, ma già all'inizio del campionato, quindi sono contento di questa cosa. Adesso stiamo migliorando, ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Poi lui ha detto la cosa che ho detto io, se non sbaglio, nel post partita, che ho detto che paradossalmente abbiamo giocato meglio col Brescia, anche se il secondo tempo della partita con la Spal è stato più equilibrato, quello abbiamo rischiato meno, siamo stati più corti. Però contro il Brescia appunto abbiamo creato più trami di gioco di fatto, secondo me, infatti anche Sarri ha detto questa cosa qui. Poi vabbè, e bisogna migliorare la cosa che ho detto domenica nell'analisi tattica che vi invito ad andare a vedere, migliorare la concretezza offensiva, che ovviamente non fai solo con gli attaccanti, anche con i centrocampisti. Quando mi dicono che Dira, come si inserisce lui, si inseriscono pochi giocatori, sì, ma se poi si inserisce e sbaglia, poco cambia. Ok? Cioè non è che fa la differenza che un giocatore mi si inserisca e poi sbaglia. Perché che dire ragazzi, in questo inizio di stagione ha sbagliato tantissimi gol, tantissimi. Ha avuto le occasioni, bravo a crearsi gli spazi e a buttarsi dentro, ma ci sono tantissimi giocatori che lo fanno a centrocampo, in generale, dico in giro per il mondo. Però davanti alla porta la buttano dentro. Che dire no, che dire no, purtroppo. Vabbè. Vabbè, poi vabbè, la Champions. Sì, la Champions ha detto va giocata con leggerezza e allegria e non pesantezza. Cioè, dobbiamo essere contenti di andare a giocare contro le squadre più forti d'Europa e giocarla con leggerezza, non con pesantezza, con ossessione e quant'altro.
ovviamente con l'obiettivo di vincerla, però comunque non con questo martello pneumatico, ecco. Poi ha parlato anche del trio Dybala, Higuaín, Ronaldo, se potremo vederlo. È una, insomma, una fantasia che lui ha detto giustamente al bar, si può fare, però poi io sulla panchina devo vedere anche l'equilibrio della squadra, cosa giusta. Comunque ha detto che qualche spezzone, questo trio potremmo vederlo, qualche spezzone di partita ovviamente. Ma io sono contento di questa conferenza stampa, ha dato molti spunti. Su Pjanic ci ha detto una cosa, che con Allegri si allargava più il gioco, con lui invece ci si scambia di più, e poi ha detto che sta migliorando anche perché tocca più palloni e sta iniziando a verticalizzare perché è quello che chiede Sarri. Quindi sono contento e vedremo, perché su Pjanic, ripeto, non dico nulla ora, ma poi qualora dimostrasse in tutta la stagione che di fatto l'errore principale l'aveva fatto Allegri, facendolo giocare così da schifo, allora dirò, di fatto la maggior parte di responsabilità sono di Allegri e mi scuso con Pjanic, ok? Vediamo, i presupposti buoni ci sono, vedremo adesso. Domani c'è il Bayer Leverkusen, appunto in casa nostra, partita senza dirlo ovviamente, da vincere. E Sarri quest'anno ha un grande compito, difficile, perché la squadra, la società non ha dato un centrocampo, secondo me, top a Sarri e dovrà fare un miracolo sotto quell'aspetto. E quando giochiamo in casa, non giochiamo in casa. Questo l'abbiamo già capito, ok? Quindi Sarri veramente avrà un doppio compito, un triplo compito molto molto difficile. Ma sono fiducioso su Maurizio Sarri. Ragazzi, questa è un po' la conferenza stampa di Sarri, fatemi sapere la vostra. Sempre comunque fino alla fine Forza Juventus e ovviamente ci vediamo domani con il post partita di Juventus Bayer Leverkusen fino alla fine.